Napoli è una città che ci ha sempre premiato e non è la prima manifestazione che portiamo sul territorio. Abbiamo avuto un approccio più che entusiastico da parte della popolazione, dei visitatori delle nostre manifestazioni e anche degli espositori, per cui è un territorio che premia molto, che fra l'altro accorpa intorno a sé tutto il sud Italia. 6.000 metri quadri nella mostra d'oltremare dedicati all'arte moderna e contemporanea dei più diversi orientamenti espressivi. Dal 23 al 25 maggio la prima edizione di Napoli Arte Fiera, una mostra mercato nazionale dedicata alla produzione artistica dai primi del Novecento ad oggi. Saranno proposti artisti storicizzati, ma anche giovani artisti che si presentano per la prima volta su un territorio come questo. Il nostro compito qual è? Quello di far conoscere il più possibile quelle che sono le espressioni dell'arte a 360 gradi. L'arte non ha né limiti né confini e ha linguaggi universali. Per cui in questi linguaggi devono travalicare quelli che sono i provincialismi o i localismi delle singole situazioni, perché l'arte ha sposato il mondo. Organizzata da Promoberg Fiera Bergamo, la rassegna raccoglie opere da 70 gallerie di 44 province italiane. Napoli è stata scelta, dicono gli organizzatori, perché città di attrazione internazionale ricca d'arte e di storia. È una grandissima fiera, è un format che già al nord, nella città di Bergamo in particolare, ha avuto un enorme successo, in cui ovviamente c'è una grande opportunità, quindi una grande proposta. Sono 70 gallerie che espongono alcuni degli autori contemporanei di cui sono curatori, e più alcune altre mostre ovviamente di maestri più celebri. Loro hanno voluto cominciare proprio da Andy Warhol, che ricordiamo è stato qui al PAN, una grande mostra che ha segnato un po' una svolta da qualche tempo nella vita culturale della nostra città.